Che cos'è per lei il design? Ma è così semplice e così difficile allo stesso tempo dirlo che ricercare le parole stesse viene difficile. Cosa potrebbe essere per lei il design? Potrebbe essere qualcosa di visto, anche qualcosa di non visto. Cioè potrebbe essere qualcosa semplice o qualcosa molto complicata allo stesso tempo. Però sta a qualcuno che sa fare il design, diciamo qualcuno che sappia progettare gli articoli visti, anche in maniera nuova, ecco, in maniera diversa e insolita. Potrebbe essere questo per me. E un oggetto che ama particolarmente? Ma io amo tantissimo le scarpe, ecco, poi diciamo se si può definire oggetto, poi qualche altro oggetto potrebbe essere la tecnologia in generale, in tutto, la ricerca, ecco, questo potrebbe essere, o qualcosa di banale che potrebbe essere anche uno scappello dove siamo seduti attualmente noi, infatti, ecco, potrebbe essere questo, non c'è un oggetto definito da parte mia. E c'è qualcosa invece che vorrebbe? Che vorrebbe in che senso? Beh, la domanda nasce come riferita al design e quindi agli oggetti. Un oggetto che ami e un oggetto che desideri. Però potrebbe essere anche qualcos'altro. Non è così stringente. Ma guarda, una cosa che amo è difficile dirlo, perché allo stesso tempo mi piacciono molte cose, ma allo stesso tempo posso anche rinunciare senza problemi. Però qualcosa che vorrei in maniera così magari più in maniera da desiderare, ecco, potrebbe essere, non saprei definirlo, ma un qualcosa che si potrebbe allo stesso tempo anche vedere in qualche oggetto, dare suggestioni, atmosfera, ecco, sensazioni, questo, però no, quell'oggetto non saprei definirlo. Un oggetto che dia emozioni, ma forse l'oggetto che mi emoziona potrebbe essere un orologio, perché vedendo un orologio mi fa segnare il tempo, mi fa pensare al passato, mi fa pensare a tante cose. E la terza domanda è riferita al luogo in cui si vive. Lei conosce un po' Milano? Ci è venuto per lavoro, per la fiera? No, diciamo che non la conosco. Conosco Piazza Duomo, perché tutte le volte uno viene per la fiera è di rito fermarsi in questa zona e poi non conosco altro. Però possiamo parlare anche della la domanda è riferita alla città in cui si vive. La domanda è così: una cosa che ami della città in cui vivi e una cosa che vorresti. Ma la cosa che amo la città in cui vivo sicuramente è il mare, le spiagge. Una cosa che vorrei è un po' più di sensazione anche di affetto, di amore da parte delle persone, ecco questo forse. Cioè, perché oggi guardando la televisione, guardando un video, le cose che hanno di più, cioè che vedi maggiormente, sono la tristezza, la fame, le guerre, tutte queste cose così grandi per noi, ecco. Però allo stesso tempo mi viene da pensare al povero e al ricco. Cioè che io da paese c'è una soluzione, ad esempio sciocca, ma sciocca. La vedrei in questo, ecco, penso per risolvere questo divario tra povertà e ricchezza, ecco, ognuno si dovrebbe sposare un ricco con un povero, ecco, la dico così. Potrebbe essere una strada per... Mi sembra la strada forse più banale, ma più reale forse. Certo. E in un film di Warren Beatty, in maniera... similare, aveva detto che un modo, Warren Beatty dice che per risolvere il razzismo dovremmo essere tutti dello stesso colore e quindi ogni persona di colore dovrebbe mettersi insieme con una persona di colore diverso. Per risolvere il razzismo forse bisognerebbe amarsi allo stesso modo tutti. Grazie mille. Prego.